La storia della Chiesa in Italia nel Novecento non cita molti nomi di donne, ma non sarebbe la stessa senza Armida Barelli, che presto sarà beata con la firma oggi di Francesco sul decreto del miracolo per sua intercessione, un'anziana di Prato travolta da un camion e sopravvissuta non si sa come. Milanese, classe 1882, terziaria francescana e poi missionaria della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, istituto fondato dalla Barelli stessa, anima della gioventù femminile di Azione Cattolica, che formò generazioni di donne in vista dell'impegno da cristiane nella società, specie quando l'Italia, a fine ultima guerra, era da ricostruire e Pio XII volle vicepresidente di Azione Cattolica la Barelli, morta poi nel 52, e fra le sue infinite opere di apostolato spicca la fondazione 100 anni fa, accanto a Padre Gemelli, dell'Università Cattolica. Lei, la cassiera, ha contribuito in modo determinante a far sì che economicamente l'Ateneo non solo potesse iniziare, ma potesse crescere. Fu lei a convincere Pio XI a istituire la giornata dell'Università Cattolica, che ancora oggi celebriamo. Un grande dono per il centenario dell'Università Cattolica, e siamo certi che Armida Barelli continuerà a ispirare cammini di santità. Un altro decreto riguarda le virtù eroiche di Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi e Dina Rosa Belleri, suore delle poverelle dell'Istituto Palazzolo, infettate ed uccise dall'Ebola nel 95 in una remota località del Congo, pur di non abbandonare i malati al loro destino.